Serve un po di magia ogni giorno, in provincia di Lecce ci riescono molto bene, siamo a Melpignano lì che vi portiamo il concertone finale della notte della Taranta, di nuovo aperto al pubblico, dopo lo stop dell'anno scorso a causa del Covid, certo ci sono state le limitazioni, ma c'erano ieri sera mille spettatori che hanno assistito all'esibizione di grandi artisti, dal maestro Enrico Melozzi, a madame Dal Volo al padrone di casa. Albano. Tutti a portare il loro omaggio personale alla tradizione salentina, anche modernizzandola, arricchendola di nuovi suoni e di influenze. In chiusura di serata, un omaggio a Daniele Durante, direttore artistico della manifestazione recentemente scomparso.